Grazie Presidente. Già da metà luglio avevamo avuto modo di rimarcare come a nostro avviso non sussistesse alcuna evidente motivazione per prorogare lo stato di emergenza, posto che, contrariamente a inizio pandemia, si erano sviluppate conoscenze e competenze tali da garantire una diversa presa in carico dell'eventuale recrudescenza epidemica, in modo da far sì che i malati non debbano, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, neppure avvicinarsi alle terapie intensive. Ovviamente avevate altre motivazioni. Una per tutte, la proroga del commissario. E anche di quella non se ne sentiva il bisogno. Ma tant'è. Quello di cui invece c'era bisogno, un vero piano antipandemico, non lo avete ancora processato. L'ultima chiamata avrebbe potuto e dovuto essere il provvedimento in discussione, ma non ve n'è nessuna traccia. Mentre, se qualcuno è pignolo, può andare a vedere cosa dissi il 2 di febbraio a Chigi, quando stava per incominciare la pandemia. Nostre proposizioni e raccomandazioni incidenti sul decreto in conversione, che avrebbero potuto porre rimedio almeno ad alcune delle gravi mancanze e incongruenze di cui si accorge il Paese e voi continuate ad ignorarle, non prendendo neppure in considerazione, a colpi di fiducia, di adottare le misure selettive adeguate di governo del rischio, di quella che è una copandemia cronico-infiammatoria ed infettiva al tempo stesso, coniugando la necessità di normalizzazione dei tempi di erogazione delle prestazioni di interventi per patologie diverse dal Covid, il cui rischio, ricordo, di incidenza e di mortalità incrementale, se non adeguatamente prese in carico con tempestività e appropriatezza, risulta amplificato dal loro congelamento durante il lockdown, con misure emergenziali di protezione delle persone e nei luoghi più a rischio, su cui si deve assolutamente intervenire. Anziani, malati e cronici, negli ospedali e nelle residenze sanitarie assistenziali, e continuare a fare commissioni aiuta pochissimo. Varrebbe invece la pena di testare, in aggiunta agli ordinari, almeno 1,5 milioni al mese di pazienti a maggior rischio, nel momento in cui accedono nelle strutture di cura, di ricovero e di assistenza. Anche a questo, del tutto eccezionalmente, si poteva scrivere la necessità di mantenere lo stato emergenziale fino a metà ottobre.
ci siamo disinnamorati a continuare a parlare al vento. È giunto il momento che valutiate di interrompere un'esperienza di governo che, oltre alle manifeste incompetenze, anche nelle elezioni regionali ha dimostrato che non siete maggioranza. E vi sorreggete su un'instabile continuità e non avete mai dato contezza di ascoltare suggerimenti e proposte che con il senno di poi è troppo facile definire appropriate. Siete riusciti nel capolavoro di affossare l'economia e state lavorando pervicacemente per rilanciare l'epidemia, forse troppo. Temiamo che il prolungarsi della vostra permanenza al governo richieda e sia tale per cui nessuno sia difficile, meglio per dire, che chiunque possa porre rimedio a quanto alacremente state ponendo in essere. Il dramma vero è che le conseguenze di questa gestione costeranno carissime e si pagheranno nei prossimi 30 anni. Avete bruciato un'opportunità per proiettare il paese dall'arretratezza fiscale, burocratica, amministrativa, infrastrutturale al futuro. Un'opportunità rappresentata dalle ingenti risorse che sono state messe in campo in seguito alla pandemia. Ben 100 miliardi di scostamento di bilancio che avrebbero dovuto educare alla responsabilità, anzitutto dello Stato, nel mantenere i propri impegni, che invece continua a non onorare le sue obbligazioni, posto che lo Stato ha debiti verso fornitori per oltre 50 miliardi e non c'è traccia di uno straccio di codicillo che ne preveda il suo assolvimento. Se volete un ulteriore esempio rispetto a quelli, a tutti quelli che vi sono già stati fatti, il rimborso dell'IVA. Istanze che con la scusa del lockdown e dello smart working non vengono neppure prese in considerazione. Anche questo non solo non aiuta, ma affossa l'economia reale, perché in un momento di così alta tensione rimettere in circolazione liquidità sarebbe il primo comandamento. Mi avvio alle conclusioni, Presidente. Ora, è quindi di tutta evidenza che ci si trova di fronte ad una condizione nella quale, mentre vi dimenticate, anzi, mi correggo, non vi dimenticate di chiedere alle imprese e ai cittadini l'assolvimento dei loro obblighi, non vi sembra sia ancora giunto il momento di riequilibrare il rapporto Stato-cittadini? Io faccio quel che dico, ma tu fai quel che devi. Assistiamo
alla rivendicazione degli adempimenti fiscali e all'imposizione delle restrizioni sui comportamenti individuali, ma lo Stato continua a non assolvere i suoi doveri, incapaci di trasformare in un'opportunità di crescita gli investimenti in sanità, con una strategia sanitaria a valenza economica di riqualificazione e di autentica prevenzione, realizzabile solo evitando gli sprechi, cosa che continua a non essere fra le priorità di questo governo. Ci sembra che ce ne sia abbastanza. Grazie. Yeah.